ero un po' indeciso se andare a Riobamba per andare sul Chimborazo oppure andare a Baños. Ho pensato che, visto che ho appena fatto il chilotoa loop, sono abbastanza stanco e quindi il Chimborazo può aspettare. Ci abbiamo anche una new entry, è il poder della ora. Ah, quindi avete capito, no? Si va a Baños. Addirittura una cascata di fronte alla piazza principale della città. Faccio vedere, è proprio là. Un po' di calcio del paese e dietro le tribune c'è la cascata praticamente. Oggi abbiamo affittato la bicicletta e ce ne andiamo nella rotta delle cascate. La strada è fatta di discese e salite e c'ho il vento contro. Quando mi tocca la salita è un inferno. Vamo! Il paradiso esiste e si trova a Baños, Baños de Agua Santa. Appena entrato l'ingresso principale della cascata più grande della zona. Ovviamente si passa in mezzo a delle bancarelle prima di entrare. Biglietto adulti 2 euro, 2 dollari, i bambini 1 dollaro. Finalmente ha smesso di piovere, adesso proviamo ad andare sul vulcano. Vediamo un po' che succede. Se ci riusciamo, vediamo che ci esce qua. Vamole Vulcanos. Ovviamente appena preso il nostro pan con cioccolate questa volta, non de queso. Questa volta proviamo con cioccolate. Sto qua all'inizio del percorso. Inizia bello prepotente, saranno 600 metri a salire, solo salita, solo fango, sola salita.
sono arrivato al paesino dove inizia il percorso fino al rifugio. Il rifugio sta più o meno a 4.000 credo, e poi c'è la cumbre che arriva a 5.100, ma non si può andare perché c'è neve e ghiaccio, c'è bisogno di attrezzatura, penso anche guida, penso che ti fanno passare dopo il rifugio, però vediamo un po' che cosa si può fare. La salita inizia a spingere qua, bisogna prendere energie, pane al cioccolato, i francesi muti con il pane al cioccolato, 20 centesimi. Passando nei paesaggi, in delle grotte naturali paurose, bellissime. Il tempo purtroppo stringe, sono quasi le 3:30 e manca più di mezz'ora credo, non credo che ce la faccio. Non manca tanto, ma bisogna tornare, anche perché tanto è tutto nebbioso davanti e più ci metto tempo a tornare indietro, e poi è complicata, il sole è già quasi andato. Adesso ho la mia mazza per i cani che stanno sotto. Siamo appena usciti dalla provincia di Tungurahua e siamo entrati nella provincia di Pastaza. Questo significa una sola cosa: siamo alle porte dell'Amazzonia. Oggi ci facciamo una bella escursione nella foresta dell'Amazzonia, andremo a visitare una tribù locale, faremo un'escursione in barca, ci pinteranno la cara, mangeremo local, faremo il cioccolato con il cacao locale, ci sarà tantissime attività e cose da fare oggi qui a Pastaza. Restate con me. Ci siamo appena sniffati una radice imbevuta con l'acqua che ti pulisce tutto il naso, tutta la gola. In questo momento c'ho tutto che brucia. Questo ha appena preso una pietra, l'ha bagnata nel fiume, c'è uscito fuori sta pintura facciale. Questa è la bellissima cascata che si chiama O la Vida. Salutiamo la vita che è bella e divertiamoci. Stiamo passando il ponte e andiamo a conoscere la comunità Wazuri.